Un'unica parola quando si vuol creare meraviglia. Ta-da! Ben ritrovati con una nuova puntata di Tada, il vostro magazine in rotocalco che tutti i giorni entra nelle vostre case portando argomenti sempre nuovi e ospiti molto 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 interessanti. Oggi gli argomenti chiave della puntata saranno energia, ambiente, raccolta differenziata, scuola, formazione e occupazione e naturalmente anche lavoro, senza ovviamente dimenticare la cucina. Gli ultimi 20 minuti di Tada, tutti dedicati alle vostre e alle nostre ricette, il nostro momento tutto da leccarsi i baffi. Benvenuti di nuovo, vado subito a presentarvi il mio parterre di quest'oggi, che è ricco e pieno di amici, e quindi iniziamo subito alla grande dal nostro salottino natalizio con Simone Tofani. Con lui parleremo dei vivai e delle piante del momento. Avete presente, no? Le stelle di Natale, gli abeti, i ciclamini, eccetera eccetera, il vischio, perché no, anche quello. Buonasera e benvenuto. Buonasera, a te. Buonasera a voi. Alla mia destra una carissima amica di Tada e di RTV 38, Francesca Calonaci. Ciao Francesca, ben ritrovata. Buonasera a tutti, grazie. Una cadenza mensile, eh? Ormai come la luna, eh? Ospite fisso. Ci ritroviamo. Onorata. Tanti gli argomenti, Sì. Perché stasera ci divertiamo. Ci divertiamo perché durante le festività natalizie, con tutte queste cene, con tutti questi party, con tutti questi eventi, tendiamo ad accumulare un sacco di rifiuti. Esatto, e quindi come possiamo fare per smaltirli al meglio e nel rispetto totale dell'ambiente? Ce lo dirà la nostra Francesca, va da sé. Alla mia sinistra invece abbiamo Luciano Carapelli, presidente della Fondazione ITS, Ambiente, Energia e Ambiente. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Con due freschi freschi appunto di diploma, meno male, guardate un po', parleremo con loro di come hanno trovato subito lavoro, non appena finito il loro percorso di studi all'ITS. Sono Francesco Policella e Alessio Serafine. Buonasera, benvenuti anche a voi. Buonasera a tutti. Ultima, ma non certo per importanza, la nostra ospite della, anzi, che ospite, protagonista della cucina di Tada di oggi, Sandra Pilacchi. Ciao Sandra. Buonasera, ciao, salve a tutti. Allora, sempre nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della valorizzazione, insomma, di tutto ciò che lo riguarda, c'è una ricetta molto particolare che ci proporrai quest'oggi nella cucina di Tada. Che cosa prevede il nostro menù? Prevede di utilizzare gli scarti, quelli che normalmente si buttano via. Noi li usiamo per fare una vellutata. Evviva, evviva questa vellutata che sicuramente sarà buonissima e adatta naturalmente a questo clima estremamente rigido, eh? Guarda come annuisce Francesca contro lo spreco, la nostra eroina, eh? Questa è una battaglia quella naturalmente contro lo spreco. Allora, non c'è neanche un minuto da perdere, vi dicevo, cominciamo dalla formazione e dall'occupazione, cercando di capire quella che è l'attività della Fondazione ITS Energia e Ambiente con il nostro servizio e poi torniamo con i nostri ospiti per commentarlo. Sono stati la scommessa italiana per conciliare la formazione tecnica e le esigenze delle aziende e di fatto il lavoro c'è in Italia, almeno per chi si diploma negli istituti tecnici superiori ITS, nati per formare figure altamente professionali, perché il 70% trova lavoro dopo 6 mesi dal conseguimento del diploma. Un dato interessante soprattutto perché la maggior parte di questi giovani riesce a trovare un impiego in coerenza con il proprio percorso di studi. Si scopre che l'area delle nuove tecnologie per il Made in Italy, la meccanica e l'agroalimentare sono i corsi più frequentati. Un successo per questo segmento formativo di scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche. Iniziati nel 2013, i percorsi degli istituti tecnici superiori sono diventati stabili e sono la prima esperienza italiana di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro in aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività del nostro paese. In pratica, un nuovo modello di scuola frequentata soprattutto da maschi.
un'attività che ha coinvolto come partner delle fondazioni ITS imprese, istituti di scuola secondaria di secondo grado, dipartimenti universitari, enti di ricerca, ordini professionali, camere di commercio, banche e organizzazioni sindacali. Prima di aprire appunto e di approfondire con Luciano quella che è l'attività principale ovviamente della Fondazione ITS Energia e Ambiente, mi viene da sorridere perché non me ne ero accorta, ma qui nello studio i nostri registi, i nostri addetti allo studio sono un po' burloni, per loro è già Natale. Guardate un po', hanno agghindato le nostre telecamere a festa, diciamo, come dei piccoli Babbo Natale. Guardate un po' che burloni, ormai siamo, Francesca, siamo già... È Natale. E anch'io, hai visto? L'aiutante di Babbo Natale. Potevo quasi mettermi il cappellino anch'io. Però insomma. Magari domani. Magari domani, dai, magari anche un altro giorno. Vediamo. Allora, Luciano, abbiamo un po' per sommi capi sentito e analizzato quella che è un po' l'attività e la caratteristica forse principale della Fondazione ITS Energia e Ambiente, che è quella di essere comunque sia un percorso formativo successivo al diploma, dunque successivo ai 18 anni, è una valida alternativa ad un percorso universitario, sia per la tempistica sia appunto per il risultato occupazionale, perché abbiamo sentito dal servizio che più del 76% insomma dei ragazzi che escono da questo percorso formativo poi vengono occupati, nel senso che trovano davvero un posto di lavoro e alloggio, insomma ci sembra un dato importante. Posto di lavoro possibilmente attinente alla qualifica. Ecco. Questo è importante. Prego, prego, raccontaci bene, un po'. Bene, come diceva l'introduzione, queste sono le elementi fondamentali e le finalità principali delle fondazioni ITS. Parlo di fondazioni ITS, che in Italia ce ne sono più di 80 in questo momento. Noi siamo nati nel 2010. Facendo la scelta allora ai primordi, diciamo, del grande sviluppo delle energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Quindi parteciparono gli attori principali interessati all'occupazione giovanile, alla ricerca applicata, alla organizzazioni imprenditoriali, quindi sono questi un po' gli elementi fondatori anche della nostra fondazione. Naturalmente stiamo cercando tuttora di aumentare la presenza anche nella governance delle aziende, delle medie e anche grandi aziende che in Toscana non sono molte in questo settore, ma siamo convinti, i dati sono inconfutabili, che l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e la green economy è una strada ormai irreversibile, quindi si va avanti comunque nonostante la crisi economica abbia colpito anche questo settore. C'è da dire appunto che la cosa forse più importante, il dato più rilevante, che alla fine può anche un po' interessare di più l'utenza, è proprio il livello occupazionale dei ragazzi che escono da un percorso formativo, perché è altissimo e, come giustamente tu sottolineavi, strettamente attinente al percorso di studi proposto. Sì. Lo sforzo fatto da tutte le autorità statali, ma anche imprenditoriali, di tutti gli attori che ho detto prima, è quello di vedere di facilitare molto più di quello che fa l'università e la scuola superiore l'accesso al lavoro. Questa è la sfida delle fondazioni ITS, cioè di facilitare molto molto prima di quello che accade normalmente con questi sbocchi universitari o delle scuole superiori, la possibilità di lavorare alla fine del percorso. E infatti una buona parte, un quarto di tutte le 2000 ore del corso sono all'interno dell'azienda, certo. Sono stage lavorativi, stage formativi. Noi li abbiamo sempre inviati anche all'estero per facilitare ancora di più una tendenza che è fondamentale per le possibilità di sviluppo dell'economia italiana, quella dell'export, di lavorare comunque in settori avanzati, tecnologicamente avanzati, il Made in Italy e altro ancora, che comunque hanno la possibilità di avere uno sviluppo solo se riescono a sfondare anche all'estero. Quindi
bisogna mandare i ragazzi anche a lavorare in Europa per imparare le lingue, sapersi arrangiare da soli fuori dal contesto familiare. E effettivamente trovano lavoro nelle fondazioni dei ragazzi usciti dall'ITS molto prima. Questo è un dato inconfutabile, infatti lo Stato centrale sta investendo ancora di più sulle fondazioni ITS proprio per facilitare. Proprio per questo motivo e poi per facilitare un aumento ulteriore, no? Perché siamo già ad un buon punto, ad una buona percentuale, con dei grandi risultati proprio sul certamente, campo. Certamente. E abbiamo qua due esempi, perché giustamente tu ci hai portato due ragazzi che, mi dicevi, dietro le quinte, freschi di diploma venerdì scorso, se non sbaglio, vero? Sì. Comincio da te, Francesco. Sì. Francesco, tu sei un ex ormai appunto studente della Fondazione ITS, che ha già trovato una sua collocazione lavorativa ben precisa, quindi in parole povere, lo ripetiamo a rischio di essere ripetitivi, no? Ma è importante, perché sembra incredibile, no? Alle soglie di questo fine di 2017, hai già un posto di lavoro, un'occupazione specialistica relativamente a quella che è stata la tua formazione. Sì, esatto. Proprio stamattina ho avuto la notizia da parte dell'azienda sul proseguimento in ambito lavorativo, in seguito a uno stage che ho fatto di ritorno dall'estero, che sono stato 3 mesi a Lisbona. E subito dopo, entrando nell'azienda qua in Italia, ho trovato un ottimo ambiente e ne è nata un'opportunità di lavoro che andrò a sfruttare al meglio, spero. Bene, noi ti facciamo tanti in bocca al lupo, comunque grazie. Sei un ragazzo fortunato, ma diciamo che è anche un ragazzo che ha saputo scegliere quella che è la sua strada, quindi non è fortuna ma è, diciamo, arguzia, nel senso ovviamente di scegliere il percorso formativo che più ti si addiceva e che ti ha portato naturalmente a frequentare appunto il corso, che è durato quanti anni? 2 anni. 2 anni, nei quali appunto sei stato all'estero, come sì, diceva prima Luciano, nei quali hai iniziato già uno stage che poi insomma è stato particolarmente fruttuoso, si vede, perché ti ha dato il tuo posto di lavoro e quindi hai praticamente iniziato a lavorare mentre studiavi, mentre ti formavi. Esatto. Ecco, e com'è questa vita, te lo chiedo, di studente lavoratore poi alla fine? È stato, diciamo, comunque un bel impegno, perché andando sia in azienda, specialmente in quest'ultimo periodo in cui ci avvicinavamo agli esami finali del corso, far coincidere studio e lavoro è stato, non dico cioè è stato un impegno non indifferente, però alla fine è andata tutto bene e ora speriamo nel meglio. Evviva, davvero complimenti. Grazie. Esattamente in che cosa ti sei specializzato e di che cosa ti occupi? Nell'azienda in cui sono entrato a lavorare mi occupo di monitoraggio energetico non ti preoccupare. Monitoraggio energetico dei punti vendita della grande distribuzione organizzata. Non era proprio semplicissimo da dire per filo e per segno per la sua prima volta televisiva, quindi va bene così, stai tranquillo. Io non ne so niente di questa materia, quindi ti immagini cosa potrei fare al tuo posto. Non ho frequentato un corso della Fondazione ITS, comunque mi fa piacere che un ragazzo giovane, 20 anni? 21. Ecco, insomma, 20 anni, già occupato, formato in maniera specializzata in quello che fa, e non è da poco, perché insomma quando si tratta poi soprattutto di settori importanti e strettamente connessi l'un l'altro come energia e ambiente, va da solo che la preparazione deve essere in linea assolutamente e adeguata, perché ovviamente l'importanza della materia si descrive da sola. Ma vogliamo aprire questo capitolo delle piante o non lo vogliamo aprire? Perché io sono curiosa, ho un sacco di domande da fare al nostro Simone Tofani della cooperativa di Legnaia, perché voi della cooperativa di Legnaia siete peggio di noi qui a Tadà e a RTV38. Non vi fermate un minuto, avete sempre un'iniziativa, sempre mille cose da fare, sempre di qui, sempre di là, ma ora ci sono io anche. Mi aggiungo io con tutte le mie domande relative ovviamente a quelle che sono le bellissime piante natalizie
va bene, o comunque del periodo invernale, diciamo così, della winter season, che si possono, anzi, che si trovano alla cooperativa di legnai anche in vendita, che sono bellissime e oltre ad avere le caratteristiche, diciamo, peculiari della pianta in se stessa, hanno altre caratteristiche importanti che qualificano la cooperativa di legnaia. E qui chioso subito. Cominciamo con il rosso, allora, il rosso delle stelle di Natale, che trovate ovviamente alla cooperativa. Vai, intanto, Simone. Intanto è un piacere essere qui ed è un piacere per me parlare di piante e parlare anche di piante natalizie della stagione invernale. Certamente la stella di Natale, Leoforbia pulcherrima, è una pianta che la fa da padrona. Me lo come si chiama? Si chiama Euphorbia pulcherrima. Quindi Euphorbia è il nome, pulcherrima vuol dire bellissima in latino. Vuol dire bellissima in latino, quindi una pianta bellissima, effettivamente. È davvero una pianta bellissima. Molto bella. Originaria di paesi caldi, in realtà originaria del Messico, che poi ha trovato la sua fortuna qui da noi, anche in altre zone d'Europa, durante la stagione natalizia. Perché è particolare acquistare le stelle di Natale da un'azienda come la cooperativa di legnaia e la Legnaia Vivai, che è l'azienda agricola che commercializza e produce in parte queste piante? Perché quando acquistiamo una pianta come la stella di Natale dobbiamo intanto partire dal presupposto che deve essere coltivata in una certa maniera. Le nostre stelle di Natale sono stelle di Natale che sono attente all'ambiente. E mi riferisco un po' anche a quello che nella presentazione è stato detto. Perché? Perché sono piante a basso impatto ambientale, perché per essere difese non utilizzano prodotti chimici, ma altri insetti, insetti antagonisti. Ma veramente? Quindi... E questa è, come dire, una bella storia. Ci sono, certo, degli insetti che aiutano gli agricoltori, i coltivatori, a proteggersi dagli insetti dannosi. Sono insetti che si trovano in commercio, che sono tra l'altro prodotti in una biofabbrica in Italia. Addirittura. E anche in Italia ci sono delle eccellenze e una di queste eccellenze è proprio questa biofabbrica che è a Cesena. Gli agricoltori li utilizzano per combattere altri tipi di insetti. E questo è importante perché nelle nostre abitazioni non portiamo piante trattate con insetticidi, ma in realtà piante che potremmo definire a bassissimo impatto ambientale. E questa è una delle prime caratteristiche. La seconda caratteristica delle nostre stelle di Natale è la qualità della pianta stessa e delle varietà. Tanto che le nostre piante sono piante destinate a durare nel tempo. Certamente bisogna essere bravi a poterle coltivare anche in appartamento con, ad esempio, pochissima acqua. Ecco, appunto. Allora, qui arriviamo al nocciolo della questione fondamentale. Sfido io chiunque ci stia seguendo a casa. Chi è chi non ama la stella di Natale nel periodo natalizio e chi non vorrebbe che durasse qualche settimana in più rispetto al periodo delle feste? Perché purtroppo, e qui forse sono io che ho il pollice nero, ahimè, e non verde, ma le stelle di Natale poi non è che durino così tanto. Ci puoi dare, Simone, te che di piante te ne intendi, 4-5 consigli su come tenere al meglio, amare, perché anche le piante si amano, si devono amare, le nostre stelle di Natale? Certamente. Le nostre pulcherrime, Le nostre bellissime, bellissime. Intanto bisogna partire davvero da chi riesce a commercializzare piante di qualità. La Legnaia Vivai, la cooperativa di legnaia, è un'azienda che fa anche questo, ma ovviamente non solo la nostra azienda. Ci alla sono cooperativa anche, di legnaia le trovate. Ci sono anche altri commercianti che lo fanno, però certamente da noi. Perché dico questo? Perché siccome sono piante che vogliono una temperatura calda, calda dove vengono coltivate, in serra, calda dove vengono poi commercializzate, ma anche dove vengono stoccate. È chiaro che acquistandole da Vivai la temperatura calda rimane sempre. Quindi, certo, non c'è un passaggio dal freddo a caldo come magari in certi magazzini dove vengono stoccate per alcuni giorni. Allora, prendendo una pianta di qualità bisogna intanto mettere in un ambiente caldo anche in appartamento. Non eccessivamente caldo, i 18-20 gradi dei nostri appartamenti vanno benissimo. Non deve essere vicino a fonti di calore, mai a un termosifone, mai a una stufa, mai a un caminetto acceso, nemmeno a correnti d'aria, vicino a una porta dove magari si apre la porta e entrano spifferi. Ma la cosa più importante è l'acqua.
Molte piante, la stella di Natale, ma anche tante altre piante, non gradiscono l'acqua nel sottovaso. Ed è una bruttissima abitudine che purtroppo abbiamo tutti noi di irrigare, innaffiare, ma poi lasciare l'acqua nel sottovaso. Non si fa. Non si fa perché le radici devono respirare, devono avere scambi gassosi. Allora si annaffia, poi se l'acqua dovesse andare nel sottovaso bisogna toglierla. E questa è una delle prime indicazioni. La stella di Natale non dura solo alcune settimane, se siamo bravi, dopo le festività, ma addirittura riesce ad arrivare all'anno successivo. Ma veramente? Bisogna essere abbastanza bravi, ecco. Ma insomma, si può fare anche questo. Come fare? Quando la stella è matura, ovvero sia quando ha i fiori, e ricordiamo che i fiori non sono quelli che noi vediamo rossi sulla pianta, quelle sono foglie. Sono foglie, sono brattee che durante le ore di poca luce arrossano. I fiori sono i fiorellini gialli che ci sono proprio fra le brattee rosse. Ho capito, quelli piccolini gialli. Nel mezzo. Quando la pianta è matura, quindi quando ha molti fiori, quando sono passate le festività, dobbiamo poi potarla, quindi tagliarla sotto le foglie rosse e riporla in un ambiente caldo. La pianta poi inizierà a vegetare e, appunto, se siamo bravi e la concimiamo anche nei mesi primaverili, perché poi arriviamo alla primavera, riesce tranquillamente o quasi tranquillamente a arrivare alla prossima stagione natalizia. Poi ci sono altre piante della winter season, cioè della stagione invernale e anche del periodo natalizio. Mi viene in mente il vischio, certo, il pungitopo, certo, certo, e poi i ciclamini. Certo. Allora, il vischio è una pianta parassita che ha, come dire, il suo apice proprio in questi giorni. I ciclamini sono piante che non solo hanno la loro maggiore bellezza nei giorni di Natale, ma in realtà anche settimane prima e settimane dopo. Sono piante che non devono essere tenute, contrariamente alla stella di Natale, al caldo. Anzi, in appartamento i ciclamini deperiscono. Stanno bene fuori, al fresco. Al fresco, a basse temperature. Le basse temperature di questi giorni non solo non li danneggiano, ma anzi riescono a farli andare ancora più avanti. Ad acqua come siamo messi con i ciclamini? Anche i ciclamini hanno bisogno ovviamente di acqua, stando fuori molta meno rispetto alle stelle di Natale. Ricordiamo un'altra cosa, ritornando alle stelle, sono allevate in terricci torbosi, molte volte il terriccio si secca molto facilmente. Allora, irrigandola, l'acqua va immediatamente nel sottovaso. Non vuol dire che l'irrigazione è fatta bene, ma bisogna farla in maniera un po' più adeguata. Quindi un pochino per volta e poi magari si toglie l'acqua per non farla ristagnare. Certamente. Fuori o dentro, scusami, ripetiamo? Ciclamini fuori. Ciclamini fuori, stelle di Natale. Le stelle dentro. Le stelle dentro, bene. E il vischio? Il vischio, ripeto, non è una pianta che si coltiva, si tiene in questi giorni in abitazione. Appesa e poi dopo ci diamo il bacio sotto il vischio, come stava suggerendo la nostra Francesca, ma ora vengo da te, sai. Simone, ci vediamo dopo, perfetto. Perché poi parliamo anche dei mercatini di Natale che fate, bellissimo. Perché fino al 23 dicembre ci fino sono. Fino al 23 dicembre. Ecco, appunto. Poi parliamo un sacco di mercatini. Devi andare al mercatino della cooperativa di legnaia. Andrò, senza. No, devi andare, c'è un sacco di idee di regalo. Poi ti danno anche il vin brûlé, lo sapevi o no? Buono. C'è tipo villaggio di Babbo Natale, tutto così. Ti non aspettiamo. Hai la faccia del vin brûlé. Io ce l'ho. E quindi tutte e due. È alla grande. Allora, veniamo alle nostre note dolenti. Finora abbiamo parlato della formazione, di scuola, occupazione, lavoro. Abbiamo parlato della bellezza, delle piante, delle meravigliose piante, no? Invernali della stagione natalizia. Quindi abbiamo affrontato, diciamo, solo delle parti molto belle. Tutto positivo. Invece ora vengo da te e parliamo, no, non delle parti brutte, ci mancherebbe. Ora dobbiamo parlare di rifiuti, perché, come tutti sapranno, durante le festività, in occasione appunto delle molteplici feste a cui siamo sottoposti, cene e quant'altro, si tende a fare, a produrre un sovraccarico di immondizia e di rifiuti in quantità industriali. Pensate solo alla carta e a tutti quegli addobbi che vengono utilizzati per fare dei pacchetti. Verissimo. Allora, la nostra Francesca oggi ci farà un bel tutorial su come fare per innanzitutto evitare lo spreco e quindi cercare di ridurre al minimo i nostri rifiuti. Ma se proprio non è possibile,
dove dobbiamo mettere tutti questi materiali, tra virgolette, nuovi o comunque che noi conosciamo bene, ma magari non conosciamo dove devono andare quando diventano dei rifiuti? Certo. E allora iniziamo subito, cara la mia Franceschina, da l'elemento di base. Sappiamo benissimo che scartiamo i regali. I regali sono impacchettati. Le scatole colorate, scatoline e la carta da pacchi, che ovviamente non è carta semplice, ma carta colorata e tutto, dove vanno a finire per quanto riguarda la raccolta differenziata, che è sempre, diciamo, il nostro libro da tenere sempre avanti ogni qualvolta parliamo di rifiuti, perché quando fare la raccolta differenziata significa fare qualcosa per noi stessi e per l'ambiente che ci circonda, ed è qualcosa di veramente bello, perché significa rispettare l'ambiente, vivere civilmente e nel rispetto della natura e di ciò che ci circonda. Vero. Allora, intanto rispettare fare la raccolta differenziata è il primo modo fondamentale per far sì che poi i materiali che effettivamente si possono riciclare e quindi recuperare abbiano la seconda vita, come diciamo noi, quindi possano andare a nuova vita. Poi, come diceva Francesca, il periodo di Natale è tanto bello per i festeggiamenti quanto meno bello per le aziende come Aero, comunque per chi lavora nel settore dell'ambiente, perché il dono, il regalo, la festività si accompagna spesso con il superfluo, che poi diventa rifiuto, l'eccesso che poi diventa rifiuto. Partiamo dagli imballaggi, appunto. I regali non si consegnano mai, nemmeno io, confesso, senza il pacchetto, ma si impacchettano, a volte si impacchettano anche in più di un pacchetto, c'è la carta ma poi c'è anche il sacchettino esterno di cellophane, insomma, c'è il fiocchino, c'è ci bizzarriamo, viene attaccata la campanellina che fa rumore, c'è il pezzettino finto di abete piuttosto che comunque di verde, quindi insomma ci divertiamo tanto. Al momento dello scarto, allora, la carta da regalo, banalmente, la carta esterna è carta, anche se colorata, ma assolutamente carta. Quindi va a finire. Quindi con la carta e cartone, esatto, per i comuni serviti da Air, colore giallo. I sacchetti di cui parlavo adesso, di cellophane, ecco, quelli vengono raccolti con gli imballaggi, perché quella, anche se colorata, però è plastica, quindi contenitore azzurro, vanno insieme alle bottiglie di plastica, ai contenitori del latte, i piatti e bicchieri in plastica. Esatto. I piatti e bicchieri in plastica, perché parliamo di regali, ma parliamo anche di momenti di feste, di ritrovi e quindi di brindisi. Spesso, quando siamo, che ne so, 10 persone, 15, non ci risparmiamo e quindi non è che ci mettiamo a pensare uso il servito buono, ceramica, che poi metto in lavastoviglie o lavo, no. Uso piatti e bicchieri in plastica per perché prima faccio più veloce, verissimo, però poi vanno raccolti in maniera differenziata correttamente, perché altrimenti abbiamo, ecco, fatto... Come ci dobbiamo comportare? Allora, piatti e bicchieri da maggio 2012 vanno insieme agli imballaggi che dicevamo ora, quindi contenitore azzurro. Le posate, ai noi, ancora oggi vanno nel contenitore dell'indifferenziato, quindi nel benché rosso di plastica, quindi sì, state molto attenti, bisogna fare una differenziazione. Le posate di plastica non vanno nella plastica, ma vanno nell'indifferenziato. Esatto. Perché sta cosa? Diciamo che passa ancora il concetto dell'imballaggio, ciò che è imballaggio è atto a contenere va nel contenitore azzurro, bene, appunto insieme agli imballaggi. L'altro no. Banalmente il tovagliolo di carta, parliamo di feste, di party, eccetera, il tovagliolo di carta, che sia colorato o bianco, se è sporco di cibo, residui di cibo, siccome la carta viene dalla cellulosa, quindi alberi, materiale, certo, naturale, si può mettere nell'organico. Se invece con quella stessa carta abbiamo, che ne so, raccolto per terra vernice, tempera del bambino che stava dipingendo e ha fatto un disastro, quello si butta nell'indifferenziato. Capisci? C'è tutta una differenziazione da fare, molto interessante. Sui pacchetti mi veniva in mente, non abbiamo parlato del nastro. I nastri dei pacchetti, come i nastri con cui è decorato il vostro bellissimo albero di Natale, ai noi vanno nell'indifferenziato. Cioè, se non riusciamo a utilizzarli per un altro pacchetto, per inventare, non so neanche io cosa, però insomma per usare la creatività, purtroppo vanno nell'indifferenziato. Vediamo adesso il vostro albero. Il vostro albero, come ti ho detto, tanta parte purtroppo, se non viene riusata l'anno successivo, se le palline si rompono, eccetera, la dobbiamo mettere nell'indifferenziato.
Le lucine si salvano perché le lucine vanno nei piccoli RAE, perché sono apparecchiature elettriche comunque, ecco, quindi devono essere gestite diversamente. Sugli alberi potrebbe aiutarci anche la cooperativa di legnaia, perché gli alberi bisogna vedere che tipo di albero è, nel senso che se è un albero vero però non ha più radici, quindi sicuramente è destinato a deperire, potrà essere conferito insieme ai rifiuti organici oppure potrebbe fare da concime sui vostri terreni. E quindi potrebbe andare benissimo, esatto, in quest'ottica, esatto, della lotta allo spreco e, esatto, ovviamente la riutilizzazione di quelle che sono delle materie che vengono, che sono considerate anche dei rifiuti. Perciò state molto, giusto, attenti a tutte quelle che sono le considerazioni e prendete appunti su quello che dice Francesca, perché veramente fare un Natale eco-green è possibile senza per questo divertirsi di, è meno, vero, anzi, poi dopo siamo pure più contenti. Poi vi insegno a fare l'albero di Natale davvero green, eh? No, dopo me lo dici? Dopo ve lo dico. No, dopo. Che l'albero di Natale green, ma sì, che cosa meravigliosa. Lo fanno i bambini, quindi lo possono, senti, fare anche, senti, a proposito, grandi, della lotta allo spreco, siccome stasera la lotta allo spreco la facciamo pure in cucina, con gli scarti di finocchio e la buccia di patate, che molti non lo sanno, ma nella buccia di patate sono contenute una quantità di vitamine e di antiossidanti da fare paura. Davvero? Quindi altro che scarto la nostra buccia di patate. La nostra buccia di patate è un alimento fantastico, sì, e io posso dire, posso darvi anche una nota storica e personale in questo momento. Il mio nonno, che non, non c'è più, ma che è campato ben 94 anni, è stato in campo di concentramento. E lo sapete come si è salvato? Mangiando la buccia delle patate. E questa cosa gli è stata riferita per più e più anni. Hai capito o non hai capito? Per necessità. Per necessità, invece noi, che delle necessità ce ne facciamo una virtù, per virtù e per piacere, stasera nella cucina di Tadà vi proponiamo, anzi vi propone la nostra Sandra Pilacchi, questa ricetta molto particolare, questa soup, questa zuppa praticamente, questa crema. Questa vellutata. Esatto, fatta con gli scarti di finocchio e appunto con la buccia di patate croccanti. Ma che meraviglia! Allora, cara Sandra, mentre tu racconti alla telecamera un po' qualcosa della ricetta, sì, di come ti è venuta in mente, da chi l'hai presa, se l'hai presa da qualcuno, e ti preparo un bel caffè così te ti rilassi nell'attesa appunto dei nostri 20 minuti tutti da leccarsi i baffi. Quindi guarda pure la nostra telecamera con la lucina rossa, anch'essa natalizia, e raccontaci un po' come sei arrivata a concepire questa ricetta. Niente, io sono abituata a non buttare via niente, non mi piace, e quindi cerco di riutilizzare. E i finocchi, per esempio, che sono tanto buoni e tanto belli, ma hanno un sacco di scarto, in realtà si mangia solo il cuore, quindi perché buttare via tutto il resto? La mia nonna li lessava e poi ci beveva pure l'acqua, ma a me non mi piace l'idea, non mi piace questa idea. Che fa benissimo, sì, peraltro l'acqua di finocchio è depurativa ed è un, sì, potentissimo elisir contro la ritenzione idrica. Ecco. Però io ci faccio un'altra cosa, quindi prendo il cuore e lo faccio anche in pinsimone o un carpaccio, lo condisco, con il resto ci faccio una bella vellutata, tranquilla, detox, perché a questo punto è detox. Anche perché, questa, sì, sì. E per farla un pochino più caffè buona, grazie, per farla un pochino più buona, più appetitosa, adopero le bucce della patata, perché, che sono buonissime, che sono specialmente buonissime, fritte. Ora fritta è buona anche la ciabatta, quindi insomma, le bucce della patata, figuriamoci la buccia delle patate. Personalmente a me infatti la patata fritta, anche se cioè cucino la patata, mi piace con la buccia, con la buccia, sì, anche arrosto, tagliata con la buccia, buonissima, sì. Bene, bene, molto bene. Allora Sandra, ci vediamo dopo, sì? Ti lascio qui con il tuo finocchietto. Simpatico, finocchietto. Simpatico, è proprio una verdura simpatica. Allora, ritorno a parlare, riapro nuovamente il capitolo dedicato alla scuola, formazione, occupazione e dunque lavoro, proprio con Luciano, per dare qualche annotazione in più circa la durata dei corsi, dei vostri corsi, circa chi vi può partecipare, quanto si aprono, che cosa prevedono a grandi linee. Appunto abbiamo precedentemente sottolineato che c'è l'esperienza all'estero, che poi c'è lo stage nelle varie imprese. Prego. Sì, il corso è definito da delle norme nazionali e poi si adatta alla realtà concreta della specializzazione che abbiamo scelto, nel nostro caso energia e ambiente. Il corso è della durata di 2000 ore
Di norma dobbiamo realizzare almeno un quarto, come dicevo prima, un quarto della durata in stage lavorativo, almeno un quarto, quindi circa 6 mesi in azienda. Ma anche il periodo che è all'interno della struttura principale deve essere fortemente caratterizzato dal fare, da studiare anche le materie teoriche partendo dal problem solving, cioè dal problema concreto. Quindi dalla risoluzione del problema. Loro devono studiare la termodinamica, e devono studiarla, e devono conoscere i principi della termodinamica, ma perché nasce dal problema di come affrontare le pompe di calore, di come capire il funzionamento, la manutenzione poi delle pompe di calore. Faccio un esempio dove la termodinamica è fondamentale. Quindi anche il periodo che stanno all'interno della struttura principale scolastica deve essere caratterizzato da una forte fare, intraprendere la conoscenza delle questioni fondamentali in laboratorio. Quindi i laboratori sono fondamentali, o laboratori devono essere all'interno della struttura formativa o dentro le aziende, possono essere anche direttamente dentro le aziende. Per esempio, ora noi introdurremo, anzi nei prossimi giorni dopo la Befana, un modulo nella mobilità elettrica, che è ormai un settore emergente. L'innovazione tecnologica è decisamente molto molto spinta anche nel nostro settore, quindi la mobilità elettrica probabilmente, sicuramente i nostri ragazzi andranno presso un'azienda, tra l'altro qui vicino, PowerOne di Terranova Bracciolini, dove stanno iniziando a affrontare, ormai hanno iniziato a affrontare il problema della mobilità elettrica sulle colonnine, tutta la filiera della mobilità. Quindi laboratori e esperienze sul campo, quindi la teoria direttamente legata alla, e questa è la caratteristica che differenzia la formazione universitaria o quella scolastica delle scuole superiori. Ora vado da Alessio, perché anche tu, Alessio, sei giovanissimo e sei fresco fresco di diploma, esattamente come Francesco, appunto è una cosa di venerdì scorso, e anche tu hai trovato un'occupazione lavorativa proprio praticamente subito, no? Sì, io ho trovato un'occupazione lavorativa quasi immediatamente, ho fatto il tirocinio, lo stage formativo presso l'azienda dove tuttora lavoro. E appunto dopo lo stage formativo si sono interessati a me e hanno deciso di continuare questa esperienza, quindi offrendomi un'opportunità di lavoro. E quindi sei molto contento, perché anche tu sei molto giovane, quanti anni hai? 21 domani. Ecco, allora buon compleanno, tanti auguri. E di cosa ti occupi esattamente? Io in questa azienda mi occupo della realizzazione di impianti elettrici e fotovoltaici, quindi completamente inerenti a quello che è il corso formativo. Quindi te hai fatto questo corso formativo per 2 anni, hai fatto lo stage e poi direttamente subito ti sei trovato con un posto di lavoro attinente, non è poco, perché quando si parla, Luciano, di occupazione al giorno d'oggi, quindi siamo ormai a ridosso del 2018, si dice sì, molti ragazzi, molti giovani, no, hanno trovato un impiego, sicuramente non va più male come qualche anno fa, però non è quasi mai quello per cui hanno studiato, e invece qui è il dato appunto più rilevante, che qui ci si forma, si studia per un qualche cosa e poi ovviamente questo qualche cosa viene realizzato nel momento stesso in cui all'interno dell'impresa si trova il posto di lavoro. Viene da sé la strettissima connessione, interconnessione che sussiste tra la Fondazione ITS e le imprese. Sì, questo, ecco, un'altra particolarità che caratterizza questo percorso formativo nel nostro paese è che il programma didattico non è cristallizzato nel tempo e è difficile cambiarlo,
si può cambiare con le esigenze che pongono le imprese del settore, nel nostro caso appunto l'efficienza energetica, anzi si progetta insieme il percorso didattico, anzi certo. Proprio in questa fase siamo impegnati soprattutto perché il Ministero ce lo sta chiedendo, ma perché la realtà spinge a farlo, la revisione delle qualifiche nazionali, perché l'innovazione tecnologica, industria 4.0 di cui parlano tutti ora, è così veloce che ci spinge a modificare costantemente il programma didattico, legandolo alle esigenze dell'innovazione tecnologica in generale del settore, ma anche alle aziende realmente presenti, alle esigenze perché del anche del nel lavoro. Campo dell'innovazione e nel campo dell'energia naturalmente c'è una immensa diversità tra un'azienda come l'Enel o un'azienda che produce pannelli elettrici, quindi certo, bisogna tener conto della realtà concreta anche nel tipo di programma e nel tipo di attività complessive fatte nelle 2000 ore. Molto 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 bene, poi ricorderemo successivamente anche il sito della Fondazione ITS sul quale appunto andare a guardare, a conoscere ancora più da vicino, ancora più in maniera dettagliata quelle che sono le attività di questo istituto, attività appunto formative ma io direi anche di collocamento, perché è un vero e proprio collocamento occupazionale quello che si verifica seguendo questi percorsi formativi. Io mi avvicino, sapete perché mi avvicino là? Ve lo dico io, perché adesso riapriamo il capitolo dedicato alle piante, ma prima dobbiamo chiosare su quelle che sono, su una in particolare, che è stata un'iniziativa natalizia proprio della cooperativa di Legnaia, che pensate, ha deciso di ricreare all'interno del suo enorme stabile vicinissimo a Scandicci in provincia di Firenze un po' il paesaggio di Babbo Natale per fare uno shopping natalizio in allegria e ovviamente eco green, va da solo il servizio e poi andiamo con Simone per commentare un po' di curiosità, Alla cooperativa agricola di Legnaia tornano i mercatini di Natale con i prodotti locali dei soci agricoltori. Oltre 15 stand creano un'atmosfera magica e natalizia attorno all'ingresso della cooperativa con momenti di svago per i più piccoli. Dal classico Babbo Natale con i doni alle musiche con i canti natalizi fino al vin brûlé con le caldarroste e le crêpe. Inauguriamo i nostri mercatini di Natale, prosegue la tradizione del bello di Confartigianato e del buono di Legnaia. Ormai per tutto il 2017 ci ha accompagnato questa accoppiata che pensiamo vincente anche sotto questo Natale. I mercatini di Natale anche nel quartiere 4. Si trovano frutta, verdura, i formaggi, le marmellate dei nostri soci conferitori. Poi si trovano anche oggetti degli artigiani della zona e tante altre cosine. Diciamo che è un po' un mercatino a un chilometro zero, ecco, un mercatino diverso da quelli che si trovano in giro oggi. Un bel mercatino a chilometro zero dove si può acquistare, dove si possono acquistare un sacco di cose diverse. E anche piante. Appunto, quante piante si possono acquistare alla cooperativa di Legnaia? C'è una scelta pazzesca. Sì, allora intanto i mercatini ci saranno anche questa settimana, giovedì, venerdì e sabato. Quindi fino al 23 dicembre. Fino al 23 dicembre, dalle 16 alle 21. E davvero è un'iniziativa particolare che abbiamo ritenuto di fare per cercare di avvicinare i nostri clienti anche a un territorio che è poi il territorio della cooperativa di Legnaia, la produzione non solo di piante ma anche di prodotti della terra, no? Di prodotti agroalimentari, ricordava prima Rosalba, formaggi, marmellate, ma in realtà anche frutta e verdura. La cooperativa di Legnaia davvero è un'azienda a chilometro zero perché i suoi molti soci agricoltori producono e conferiscono direttamente alla cooperativa i propri prodotti e in questo caso davvero il rispetto dell'ambiente è determinante. E le piante, in questi mercatini noi proponiamo anche le nostre piante, siamo in realtà proprio accanto al nostro vivaio, quindi c'è la possibilità o di acquistarle direttamente in uno dei 15 stand che abbiamo allestito oppure direttamente
all'interno della serra del Garden, dove noi operiamo 365 giorni all'anno. Molto 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 bene, c'è una vastissima scelta e soprattutto, come prima diceva Simone, tutte le piante che vengono trattate e che vengono vendute, no, al pubblico della cooperativa di Legnaia sono piante che rispettano un po' quello che è il vostro mood, no? Quella che è la vostra credenza, sì, che il trattamento, sì, delle piante, e quindi una cultura molto bio, ecco. Che è la nostra filosofia, è quella di avere prodotti a chilometro zero, di filiera corta, perché anche le nostre piante hanno una filiera cortissima. Molte sono direttamente coltivate da questa azienda agricola che io presiedo ed è la Legnaia Vivai. Tante altre sono coltivate dai soci della cooperativa di Legnaia, che fanno parte della cooperativa. Che fanno parte della cooperativa nel territorio toscano. La maggior parte sono nel territorio toscano. Le stelle di Natale vengono da Colle Valdelsa, i ciclamini vengono da Mantignano, quindi molto vicino alla cooperativa di Legnaia, che a Scandicci, ma nel comune di Firenze. Firenze, quindi davvero il chilometro zero alla filiera corta, non solo nei prodotti agroalimentari ma anche nelle piante, che è sempre sinonimo, per quanto riguarda anche per le piante, di salute, di equilibrio, di rispetto dell'ambiente, e insomma ce ne sono tante, e direi di caratteristiche davvero di qualità anche della vita, no? Perché pensiamo agli abeti, agli alberi di Natale. Certamente noi possiamo riutilizzare l'abete una volta che sono finite le feste, o se ha le radici ed è ben tenuto, per trapiantarlo magari in giardino o in un vaso più grande. Ma se fosse in maniera, come dire, inadeguata, tenuto in maniera inadeguata, ma anche purtroppo perché gli aghi stanno cadendo e le radici non fossero sufficienti, davvero poi può dare origine o al concime, quindi può ritornare nel ciclo della vita, oppure si può portare dove vengono raccolti i prodotti sostenibili. Molto bene, grazie a Simone Tofani, grazie naturalmente alla cooperativa delle Legnaia. Ricordatevi che fino al 23 dicembre, dalle 9 alle 21, ci sono i mercatini di Legnaia, i mercatini appunto natalizi. Sì. Quindi ci si diverte e si fa uno shopping sicuramente eco green. Grazie ancora, io mi sposto, a proposito di eco e a proposito di green, da chi? Da lei e dalla nostra Francesca, perché ormai ho questo tarlo, Il tarlo dell'albero di Natale eco green, adesso ce lo spieghi. Ora ve lo come spiego. Si fa l'albero di Natale eco green? Permettimi solo una chiosa veloce, certo, veloce rispetto a quello che diceva Simone. I loro mercatini, la loro produzione è chilometro zero, è anche un modo efficace per prevenire la produzione di rifiuti, perché credo che quando una persona va lì a comprare il prodotto fresco compra, certo, la dose che serve, quindi si evita lo spreco, e probabilmente, io confesso, non sono così brava acquirente, però di solito anche gli involucri, gli, certo, imballaggi in cui le consegnate sono prodotti naturali, quindi un esempio di prevenzione dei rifiuti. Albero di Natale green, sì, molto contenta, ecco. Avete acquistato un aliento, non so se vi interessa. Allora, albero, sì, albero di Natale green, perché banalmente, allora, prima di tutto si può comprare un albero di Natale finto ed usarlo per tanti anni, fino a che non ci viene a noia. Evitiamo quindi la morte di un albero, prima di tutto. Poi, green nel senso che appunto noi in questi ultimi anni a scuola con i bambini ci stiamo divertendo a fare le decorazioni dell'albero di Natale con il riciclo di rifiuti, di materiali. Le bottigliette della Coca-Cola, ora mi dispiace non avere le foto, ma possono diventare meravigliose palline dell'albero di Natale utilizzando la parte bassa della bottiglietta. Il collo, quindi la parte alta, si attaccano insieme con la colla a caldo, si fa un buco nel tappo, si inserisce all'interno della specie di neve e un pendaglino, e con un filino di lana si attacca all'albero. Ma chissà, vi giuro, come sono carine! Che vengono belline da morire. Poi la bottiglia di plastica normale, anche lì si usa o la parte alta o la parte bassa. Con la parte bassa, schiacciandola, vengono fuori delle stelle. È vero. Che si possono colorare, sì, e le attaccate all'albero, fate una ghirlanda per la porta, tanto per dirtene una. Ci vuole una certa manualità, eh? Ora, schiacciare le bottiglie? No, dai. Stai parlando con l'Ibrana della number one. Allora, una cosa, una ghirlanda più facile, i vecchi sacchetti della spesa in plastica, magari sono rotti, fai una struttura di ferro e
li inserisci dentro a questa struttura a forma di ghirlanda, uno dietro a un altro, se sono colorati anche più bellino, rimangono un po' penzolanti e in cima ci metti un fiocco rosso. Ma te non sei una donna, sei una fucina di risorse, no. Diciamoci la verità. Bene. Mi diverto. Si diverte, giustamente, si diverte e rispetta l'ambiente. Non c'è cosa migliore, no? Vero. Grazie Franci dei consigli, li terremo tutti a mente. Prego. Mi raccomando, anche voi, fate i bravi, fate sempre la raccolta differenziata. Mi consigli l'ultimo? Soprattutto a Natale, vai. La neve sull'albero di Natale, non so se ancora si usa fare la neve bianca. Cotone. Ah, cotone. Che poi volendo si riusa in tanti modi. Si riusa? Allora, il cotone... ultima vita e noi si mette nell'indifferenziato, però il cotone, se è stato una settimana sul rametto, poi si può usare per levarsi lo smalto alle unghie, esatto, fare altri tipi di lavorazione, esatto, si può comunque usare, giusto? Bene, brava, perché no? Vedi? Dato anche un consiglio di cosmesi. Francesco, ricordiamo velocissimo il sito sul quale naturalmente potete andare a vedere quella che è l'attività formativa e ovviamente nell'ottica dell'occupazione della Fondazione ITS Energia Ambiente. È www.its-energiaambiente.it e si possono trovare anche altre informazioni sulla pagina Facebook. Molto 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 bene, lo sapete, è Natale, ci stiamo sempre di più avvicinando a queste festività così importanti, così belle, ricche di tradizioni. Sicuramente una tradizione è quella di fare il presepe e quest'anno l'ha fatto anche la Banca di Cambiano. Il servizio e poi torniamo qua. 40 sagome in legno che ritraggono commercianti, imprenditori, sportivi e personalità fiorentine. È il presepe d'autore numero 3, opera degli artisti del gruppo Donatello ed esposto a Villa Fagan, sede della Banca Cambiano. Ogni volta il presepio nella storia dell'arte ha sempre assunto le forme della cultura, della civiltà, della storia, dell'epoca nella quale di volta in volta si incarnava. Pensate al presepio napoletano, dove ancora oggi, no, si fanno le figurine che rappresentano, non so, Trump piuttosto che Putin, Berlusconi piuttosto che Matteo Renzi, perché questo è il grande valore del Natale, cioè Cristo nasce in un mondo fatto di uomini e di donne diversi che quella notte vanno a trovarlo. Le sagome, oltre alle personalità fiorentine c'è ovviamente anche la Natività, sono realizzate dipingendo al naturale tavole di legno. Il fatto che ogni anno i personaggi del presepe si arricchiscano con immagini di altri personaggi sta a sottolineare il fatto che le persone, i personaggi rappresentati non valgono tanto per il personaggio che rappresentano, ma sono un'immagine nella quale ciascuno si può identificare, perché sono appunto il segno della coralità, della partecipazione di tutti all'evento del Natale, che è un evento di valore universale. Facciamo un applauso all'autore del servizio, è molto bravo. Sì, è bravo, lo conosci? Di vista. Di vista, Luca Renzoni, naturalmente, buonasera. Allora, siamo? Ci siamo. È martedì, c'è l'appuntamento con le segnalazioni, quelle arrivate via WhatsApp, eccolo qua il numero 331-4303-200, quelle che vi facciamo vedere, lo sapete, in ogni edizione del nostro notiziario e che poi dentro Tadà, diciamo... rivediamo in ampio spazio alle castronerie. In un'ampia e triste rassegna, appunto, sì, di sporcizia, degrado e quant'altro. Brutti comportamenti di brutte persone, no? Vabbè, persone che sbagliano, ma che possono sempre redimersi imparando dai nostri consigli. No, non ci vogliamo permettere. Iniziamo con le nostre foto da capitolo Sacchi. Siamo in via dei Rastrelli. Sacchi sparsi, qua ci sono i cassonetti nuovi, quelli che si interrano, ma insomma sarebbero anche comodi, diciamo, esatto, evidentemente qualcuno non ha capito bene il meccanismo e ha lasciato tutto un po' così come capita. In via Panciatichi invece, oltre a qualche sacco, c'è anche una sedia, una gabbietta svuota, cantina di tutto un po', sì, una cantina che probabilmente si è svuotata. Poi via Pratese di nuovo sacchi. Qui diciamo che per quello che siamo abituati siamo quasi nel campo del plausibile, ma insomma meglio di no. In viale Tanini invece al Galluzzo qua ci sono dei bei sacconi, qua evidentemente c'è un risultato di un lavoro, non sappiamo bene cosa, sembra il cartongesso fatto a pezzi che dentro questi sacchi, e poi una serie di sedie
un po' demodé. Via Faentina invece, sacchissimi qua che escono da dappertutto, proprio evidentemente bidoni che non bastano. Ora io non so in Via Faentina quanti rifiuti producano pro capite, però evidentemente una bella quantità. Che sta alla pari, eh? Allora, da Via Nievo invece, da Via Nievo, qui siamo a Campi Bisenzio, qui i sacchi sono un paio, tre, non di più, però la telespettatrice che ci ha inviato qualche giorno fa questa foto ha avuto un gran bell'occhio, perché in quei sacchi ci sono gli scarti tessili industriali. Eh no, non si fa. Non si fa, rifiuto che deve essere trattato, che costa smaltire, che ne abbiamo parlato spesso anche al notiziario, dalle tante ditte tessili, certo, che sono, diciamo, nell'Interland pratese, non solo, ma non possiamo sapere la provenienza di questi in particolare, però capita purtroppo una cattiva usanza che appunto di notte c'è chi va a prendere quei sacconi pieni di questo rifiuto speciale e lo vanno a buttare invece nei rifiuti, nei cassonetti come quelli dell'organico, in questo caso ovviamente per non pagare il costo dello smaltimento. E per fortuna ogni tanto li beccano e li denunciano. Cambiamo capitolo, complementi d'arredo, via Montebello, Firenze, un bel materasso ripiegato anche nel carrello, quindi qualcuno è andato a prendere il carrello, ci ha infilato il materasso e l'ha portato fino in prossimità dei cassonetti. Via dei Cioli, un paio di materassi con il divano. Con divano, in questo caso abbiamo fatto un abbinamento, ne viene fuori un divano letto in pratica. Via di Quarto, anche qui forse un divano letto, abbandonato così. Ciò tra l'altro, che ne rimane. Sì, sopra, non so se vedi la firma del writer Rog, o non so se il dirigente della Fiorentina, non credo che sia lui, e certamente non l'avrebbe firmata l'opera, non ci no? Vediamo, direi . Proprio di no. Allora, eravamo, ho perso il segno, eravamo, eccolo qua, e poi andiamo in via Gemignani invece, divano nella notte. Questo per i pedoni stanchi della camminata. Per i nottambuli, sì. I nottambuli che magari si possono fermare. Chi non prende sonno ma si vuole rilassare, esatto, si mette a sedere sul marciapiede. A riposarsi. E poi da via del Pesciolino invece abbandoniamo il capitolo materassi e divano. Ah, divani. Lavatrice. Qua ci sono gli elettrodomestici, una lavatrice, un fornetto e una aspirapolvere. Tra l'altro, ironico, l'aspirapolvere lasciato insomma accanto a tutto quello sporco. Sì. Ultimo una bella fantasia, eh? Capitolo invece dedicato ai parcheggi, quelli belli che vi facciamo vedere sempre il martedì sera. Qua siamo in Largo Macchiaioli a Scandicci, strisce piene, tra l'altro utilizzate queste strisce da una scuola, cioè dai bambini di una scuola che è proprio vicina. Ci avevano mandato anche la foto dei bambini costretti a fare un po' di slalom, non le facciamo vedere perché sono minori e quindi incapperemo dei problemi a nostra volta e non ci piace. Via Madonna della Pace invece, qua una serie di parcheggi divertenti, la prima auto, c'è il titolo che copre un po', ma è tutta sul marciapiede, sì. Quelle di là sono sul marciapiede invece, sul lato opposto. E le altre auto come girano? Perché anche la manovra mi sembra sia sulla curva. Facendo bene attenzione. Via Madonna della Pace, atto secondo, qua c'è una rotonda che è stata scambiata per un parcheggio, evidentemente, come potete vedere, passo passo, metro per metro, accanto al cordolino della rotonda ci sono tante auto parcheggiate. In viale Amendola invece, doppietta, perché c'è l'auto sulle strisce di là con il muso, la vedete parcheggiata, sì, sulle strisce. Da quest'altra parte invece una enorme pozza, una sorta di lago artificiale che si è creata con la pioggia, perché evidentemente le foglie hanno chiuso il tombino, quindi come dire, una foto, un viaggio, due servizi, la foto che testimonia due cose che non ci piacciono. Eh no. Chiudiamo con un video, così vi suggeriamo anche un'altra bella modalità di inviarci le vostre segnalazioni, non solo con le foto ma anche facendo un video con il telefono, la fatica più o meno è la stessa, se vi ricordate di tenere il telefono orizzontale siamo anche più felici, ma non importa se ci documentate queste amenità. Qui siamo in via Giotto, Campi Bisenzio, Capalle, in pratica la zona di Capalle, vicino a Gigli, attorno ai cassonetti, come potete vedere c'è veramente di tutto, una scena apocalittica, filmato, fatto il lunedì mattina, questo lunedì mattina, dove veramente c'era
di tutto ci attorno sembra a questi che abbiano dato il meglio. Hanno dato veramente e che nessuno il meglio di loro spettatori ha chiamato, che ringraziamo sempre. Sì, ha chiamato tra questi naturalmente il numero gratuito del servizio gratuito ritiro dei rifiuti ingombranti che vi viene su appuntamento e in tempi brevissimi appositamente fuori di casa. Cosa dovete fare? Mettere la roba fuori proprio davanti al portone con un bel codice affisso sopra. Lo fanno tutti i comuni, un servizio gratuito è un atto di civiltà nei confronti di voi stessi ma anche nei confronti degli altri soprattutto. I nostri. Anche nostri, però insomma ci fa piacere che ci arrivino le segnalazioni e noi il nostro cerchiamo di farlo, ecco, in qualche misura. Grazie a Siamo Luca Renzoni. Siamo apposta qua, grazie a te. Io mi sposto al centro del nostro studio perché poi è finito, è tempus fugit qui, e andiamo in pubblicità e poi c'è il nostro minuto lungo 20 minuti tutto da leccarsi i baffi. Scusate il gioco di parole, ho visto delle facce dell'orrore. No, non è Halloween, lo so. So che ti senti male tutte le volte che sei ospite, abbiamo queste amenità, appunto, come le definisce Luca Renzoni. Bene, io ringrazio tutti gli ospiti intervenuti finora in questa puntata di Tadà, dove abbiamo imparato tantissimo in tema di ambiente, in tema di Natale Green, in tema di scuola, occupazione e lavoro, pubblicità e poi noi torniamo con la cucina di Tadà. A tra poco, state lì. Siamo donne, oltre le gambe c'è di più. Sì, c'è molto di più. Oggi a Tadà abbiamo la cucina Eco Green con la Franceschina qui, la Francesca Calonaci, che ci controlla come smaltiamo i rifiuti. Controllo anche quello che viene fatto, perché capito? Abbiamo detto cuciniamo con gli scarti. Esatto, vediamo. Quindi cuciniamo con gli scarti, scarti che in realtà scarti solo per nome, perché sono ricchi appunto di elementi nutrizionali e poi secondo il principio espresso dalla nostra Sandra del non si butta via nulla, giusto, perché è tutto buono se naturalmente si riesce a trovare la risorsa nascosta appunto dentro i nostri ingredienti, si può creare delle ricette gustose, in questo caso ricetta light, ricetta Eco Green, quindi nel pieno rispetto ovviamente dell'ambiente, della natura, perché si utilizzano gli scarti, e poi anche detox, perché il finocchio è detossinante ed ha ottime proprietà, soprattutto per noi donne, contro la retenzione idrica e può essere un ottimo portata quando? Quando magari abbiamo mangiato troppo durante le festività, non fa bene saltare i pasti nemmeno se abbiamo mangiato i quattro palmenti, allora la sera o il giorno a seconda che si fa, noi ci facciamo questa bella vellutata di finocchi, anzi dello scarto del finocchio della nostra Sandra, che però viene arricchita da un tocco di gusto in più che è dato dalle chips della buccia di patate, quindi si andrà a friggere, Sandra andrà a friggere la buccia delle patate, elemento e alimento ricchissimo di oligoelementi, sì, ricchissimo di antiossidanti, perché la buccia e di vitamine, perché la buccia delle patate è un alimento completo, ragazzi, sì, vero, veramente completo, ho detto bene? Benissimo. Chiacchiero troppo, è lo saporito. È saporito. È buono. Ecco la nostra chef che prende campo. Sandrina, allora. Allora. Te, in me che non si dica, cosa mi hai fatto? Raccontacelo un po'. Ho sbucciato le patate, naturalmente prima le ho lavate, e questi sono gli scarti delle patate. Quelle che andranno a fare che le nostre noi friggeremo. Queste sono, mi sono tenuta il meglio del finocchio, il cuore, e questo è quello che si butterebbe via di solito e noi ci facciamo la nostra vellutata. Detox. E allora? Padella. Guarda come annuisce, no, gaudente e felice la nostra Francesca. Anche perché io non mangio carne, quindi quando vedo a queste cose... Te sei vegan? Esatto, quando vedo queste cose... vegan vegan? Proprio vegan vegan? No, io sono celiaca e già questo diciamo che non mi rende la vita semplicissima, in più non amo la carne, ma da una vita. Io mangio pesce... Ah, quindi non sei vegan, no, vegana? No. Mangio pesce, mangio tantissima frutta e verdura. Pesce tutto? Pizza, biscotti. Ah, pizza. Però pizza senza glutine. Pizza senza glutine, quindi ora pizza molta meno, perché devo essere sincera, ormai i prodotti per celiaci sono abbastanza buoni, però sì, ci sono alcuni tipi di prodotti che, avendo mangiato fino a un anno fa i prodotti buoni, ti rendi conto un po' tanto della differenza. La pizza come il pane sono tra quelli. Sei diventata celiaca. L'ho scoperto a marzo di quest'anno. Cioè, e i sintomi?
stavi male? No, io avevo problemi agli occhi. Perché la celiachia in casi rari è anche, ora facciamo lezioni di medicina, casi rari è anche collegata con problemi alla vista, agli occhi. Ma ti rendi conto? E allora da lì... Davvero mi hanno analizzato per un bel po'. Rivoltato come un calzino. Sì, esatto, come si dice, esatto. E poi è venuto fuori quello. Allora, che cosa ha fatto la nostra Sandrina? Velocissimo. Allora, cipolla affettata, una cipolla bianca. Affettata piuttosto grossolanamente, messa a soffriggere nell'olio. Ci ho messo le patatine tagliate a cubetti e il finocchio, il nostro scarto di finocchio. Ho coperto tutto con l'acqua, ci ho messo un po' di sale, ora si lascia qui a bollire per una ventina di minuti, più o meno. Ecco. Nel frattempo noi possiamo cominciare a friggere le nostre chips. Ovviamente noi, per esigenze televisive, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto preparare alla Sandra la vellutata di finocchi, dello scarto di finocchio precedentemente, perché giustamente lei ha sottolineato che i finocchi devono bollire per circa 20 minuti. Sì. E quindi va da solo che c'era impossibile, essendo solo 20 minuti, i minuti dedicati alla cucina di Tadà. È un attimino per insaporirsi, se certo. No. Cioè, già sono scarti, diamogli un po' di grazia. Già qui, perché dopo poi assaggiamo. Allora, poi sto passando i nostri scarti delle bucce di patate. Nella farina. Farina normale. Farina di semola, sì, farina normale, va benissimo anche la farina bianca. Quindi assaggiate voi. Lei non può assaggiare. Povera. Oh, io vi guardo, come spesso succede. Le faccio senza. No, tranquilla. Fanno due senza. Prima si frigge quelle senza. Esatto. Che verranno un po' più bruttine. Ma... Però la nostra Franci non può non godere della ricetta che qui ci ha insegnato come fare durante queste festività natalizie. Ci abbiamo provato. Ecco, con il cibo come ci comportiamo? Con il cibo ci comportiamo che molto spesso facciamo riciclo in cucina, a volte anche senza rendersene conto. Banalmente fate un polpettone, fate una frittata, sono già di per sé cibi, lo chef mi corregga se sbaglio, ma comunque preparati che prevedono il riciclo e il riuso di avanzi. Quindi comunque quotidianamente chi è bravo e soprattutto chi è creativo, perché nel rispetto dell'ambiente serve la competenza ma serve tantissimo la creatività. E certo, albero di Natale prima era un esempio, la cucina è un altro esempio. E certo. Quindi, che dobbiamo fare? Proprio così. E quindi noi si frigge le nostre buccine di patate. Vai. Appena bolle si butta. Allora, poi la Sandra, d'acqua, volendo, dopo ci potrebbe anche raccontare, perché lei è brava in questo settore, è bravissima, parlando di cibo e Natale, come si ricicla per esempio il panettone e il pandoro. No, che ma la Sandra di tutti i pranzi e le cene. La Sandra ce lo deve dire e basta. Allora, i panettoni avanzano, si sa. Le ultime fette poi diventano un po' durini, allora non sono più buoni, non ci piacciono più. E quindi? Allora, noi si affetta il nostro panettone, si mette a grigliare su una grigliettina o anche in padella semplicemente. Si fa una Lo tosti, bravo. Sono poi dove? Si fa una cremina con il mascarpone e si fa un millefoglie. Una fetta tostata, la cremina, un'altra fetta. Stasera fa mezz'ero. Hai capito la Sandrina che ci tira fuori ora la zuppetta, la vellutata detox e poi dopo ci parla vabbè, di pandoro barra panettone. Non si può sempre soffrire. E poi magari ci metti nella cremina di mascarpone anche due goccioline di cioccolato. Qualche scagliettina di cioccolato. Hai capito la calona, sì. Qualcosa posso mangiare, ma non abbiamo per niente fame noi. Per niente fame, a quest'ora cucinando zero. Appetito zero, stomaco chiuso. Chiuso completamente. Come si fa? Un piattino. Qui si va. Questo è un piattino, certo. Ne prendiamo due, così uno diamo a Franci. Per le buccine, che in realtà sono velocissime da cuocere, perché essendo sottili li bolle deve bollire piano. Serve della carta assorbente, eccola. Ce l'hai, vai. Vedi, belli, il piatto in ceramica. Lo sai se si rompe il piatto in ceramica dove si butta? Dove si butta? La Sandra lo sa? Dove si butta il piatto in ceramica? Diamo tre opzioni. A. Nell'organico. B. Si porta al centro di raccolta. C. Si butta nell'indifferenziato. La 1, la 2, la 3. 3. La 2.
La 2 e la 3 valgono tutte e due, sono stata cattiva. Però per un piatto solo non si va al centro di raccolta, se poi siete così bravi che andate dell'ex suocera, sì, si va al centro di raccolta. E vi danno anche i punti se andate al centro di raccolta. E anzi, vi benediscono anche. Ecco. Vi ringraziano per l'azione. Senti, odorino. Senti, che è profumo di patata, vero? Bene, profumo di patata. Il nuovo profumo natalizio. Essendo patate, la strenna natalizia. Molto, molto bene. Allora, guarda, belline. Belle, sì. Ora si frigge quelle normali. Sono per te. Quelle okay, sono per quelle te. Sono il mio arancio. Ecco, la carta assorbente usata, dove va a finire? Questa mi devi rispondere te. La carta, abbiamo detto, viene dalla cellulosa. Quindi andrà nell'organico. Naturale, esatto, sporca di cibo, va nell'organico. Brava, ecco, Francesca. Due su due. Mi sembra di stare al quizzone di Cherry Scotti di 15 anni fa. L'eco quizzone. Due su due. Due su due. Ma uno sconto sulla Tari per chi vince l'eco quizzone? Ne parliamo dopo. Ma dobbiamo fare uno sconto sulla Tari. No, proponiamo. Non capisco ma nulla io della Tari. Non mi torna mai il conto Tari. Poi ti farò la ripetizione, però è parte fissa, parte variabile e comunque quella riscuotono i comuni. Allora, quindi io AER... Posso fare un po' poco. Però mi può aiutare per capire come funziona. Posso aiutarti per capire come funziona. Però sai che un sacco di persone non lo sanno? È vero, non è una cosa semplicissima. Soprattutto poi dipende dal comune in cui risiedi e dal tipo di servizio che è stato fatto. Certo. Dove per esempio è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, si chiama. Se tu, tutte le volte che tu svuoti il bidone dell'indifferenziato, che è quello col coperchio rosso, noi... prendiamo la lettura di quel bidone e a seconda degli svuotamenti che hai fatto durante l'anno hai uno sconto sulla tariffa. Che bella questa cosa! È un incentivo a fare meglio la raccolta differenziata. Certo, ma fate bene a fare incentivi perché sembra banale, ma la cultura, che è una vera e propria cultura della raccolta differenziata, è la cultura poi del saper vivere civilmente nel rispetto totale dell'ambiente e di ciò che ci circonda. Vero. Ma soprattutto, se non volete essere altruisti, tra virgolette, è proprio per noi stessi, no? Perché poi se viviamo in un ambiente tranquillo, in un ambiente pulito, in un ambiente ecologico, in un ambiente che è rispettato, stiamo molto meglio anche noi. Giusto. E quindi con pochi piccolissimi accorgimenti possiamo davvero fare tanto per il nostro pianeta, sempre nell'ottica ovviamente che si comincia dal proprio orticello. Giusto. Ecco. Banalmente le immagini che abbiamo visto prima, invece di mettere il sacchetto appoggiato per terra perché ho lasciato la chiavetta a casa o perché ce ne sono altri, faccio lo sforzo e metto il sacchetto nel posto giusto. Anche perché degrado chiama poi, degrado. Scusami, appunto. E poi in questa storia dei cassonetti integrati ci sono sopra nei centri cittadini, ma sono comodissimi perché non si sente assolutamente più puzzo di nettezza urbana. Sono immensi perché sotto hanno tantissimo spazio, quindi c'è posto per tutto e per tanto. Quindi c'è un basterebbe usarli bene. Esatto. Qui? Tanto qui continua a bollire. Qui continua a bollire, ci siamo. Noi abbiamo fatto le nostre chips di patate. Chips. Assaggio, le vai le tue, ora assaggio le mie, andiamo a scaldare. Le vostre sono più buone. La minestra. Basta! Buona. Con la solita minestra, o mi butto dalla finestra. No, scherzo, no. Sono qui, eh. Allora, qui a questo la punto... La sto riscaldando nel microonde, perché è buona anche da riscaldare nel microonde. È vero? Questo? È vero? Sto scaldando la minestra nel microonde. No, ti stai divertendo, di la sì. Ma io mi diverto sempre, voi dove mi diverto io a lavorare? Non so se non qui... è che no, meglio un cucchiaio. Un cucchiaio. Okay. Ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo. La sto scaldando. A questo punto questa... Io ci ho aggiunto anche un po' di latte per fare un po' più di cremina. Bene. Insieme alla patata. Si potrebbe cominciare a pensare... E frullare. Frulla. Quindi è velocissima. Sì, è veloce. Questa magari la dovrebbe bollire un altro pochino. Ma se si vuole vedere come si fa. Oddio, forse ancora non sono. Però scusa Sandra, la patata l'hai usata tutta, quindi. La patata? Sì. Sì. Eccoci. Sì. Attenzione perché è caldissima, intanto lasciamo raffreddare. Io già assaggio. Sì. Queste sono buonissime. Più buone delle patate. Fritto com'è? Fritto è buono anche? Una ciabatta. Una ciabatta.
Quindi non fa una piega. E la ciabatta utilizzata dove si butta? Quella mordicchiata nell'indifferenziato. Via. Brava. E vince anche lei. E se la ciabatta invece fosse buona e non fritta? Quindi usata ma non usata troppo, qualcun altro la può riusare. Nel cassonetto bianco. Nel cassonetto. Che è quello? Dei? Degli indumenti. Indumenti e tessili, brava. Io me ne vado, sono troppo preparata. Non ha più senso la mia presenza qui. Siamo tue amiche, possiamo entrare nel club, Club Amiche Air. Ecologista perfetta. No, vabbè. Bello, Sandrina, la nostra pietanza, la nostra vellutata detox. Detox, sì, ma la buccia di patata. La buccina di patata. Fritta. Tanta roba. Allora, che dite? Io assaggio, poi si racconta qualche altra cosa, perché abbiamo ancora un po' di tempo. Cucchiaio a me. Eccolo. E allora, mi gusto questa prelibatezza. Fatemi sentire. No, va bene. Se non l'ho scaldata troppo. Faccio una cosa, posso? Una golosità, sì. Una golosità, voglio esagerare. Un, due, tre, la crema di finocchio e chips di buccia di patata a me. Un, due, tre, via. Buona? Ma questa a litri, non fa male. Magari non chili di... A tonnellate. Però è buona. Immagino. È buona. Sì. Qualche curiosità sull'importanza, Francesca, di utilizzare gli scarti proprio di cucina anche nel nostro periodo natalizio, vai. Mentre io mi mangio questa cosa. Aiuto, la ragazza ha da mangiare, quindi lascia la palla a me. Allora, gli scarti natalizi in cucina, ci parlerà Sandra del panettone e del pandoro ulteriormente, sì, che ci piace parecchio. Gli scarti di cibo in cucina, non solo a Natale, è sempre importante riutilizzarli, ma soprattutto conferirli bene. Perché? Perché con i nostri rifiuti organici, banalmente nelle realtà dove viviamo noi, abbiamo la possibilità di fare una cosa fondamentale, quindi di inserirli all'interno delle compostiere e fare in modo che questi tornino davvero a nuova vita, trasformandosi in quello che banalmente si chiama terriccio, l'ammendante compostato. Si torna un po' a fare il discorso che facevo prima rispetto all'albero di Natale. Che poi le compostiere, ci sono anche compostiere che uno può tenere in casa, è vero? No. No? Allora, il giardino? Esatto, il principio della compostiera è il principio della compostiera è che di fatto si replica a livello domestico, un attimino diciamo organizzato, quello che avviene in natura. Perché? Perché gli scarti di cibo, alcune tipologie di scarti di cibo, se ben dosate insieme a fogliame, fazzoletti di carta, eccetera, producono a contatto con l'ambiente, quello è un meccanismo che già in natura si verifica, cioè gli organismi decompositori che sono all'interno del terreno cominciano a mangiare, a lavorare gli scarti di cibo, li mescolano insieme al terreno e ne nasce compost eccezionale. Da diluire insieme al terriccio normale, perché è tanto forte. Oltre. Te ti scorre la linfa nelle vene, altro che sangue. Magari. È vero o no? No, io ce l'ho una compostiera da 20 anni. Te non respiri, te mi fai la fotosintesi clorofilliana. No. Io Sandra l'ho conosciuta mentre lei cucinava con gli scarti di cucina. No, lei è un genio. Non lo fa di lavoro, ma è la sua missione. Scusa, a parte questa cosa buonissima, è molto detox e leggera, quindi me la posso tracannare quanto mi pare. Capito, regia? È inutile mi inquadra. Questa si può mangiare, poi calorie e tanta bontà. Voglio sapere una cosa, altre ricettine così da scarto? Con le bucce, per esempio, delle cipolle, la pelatura delle carote, sempre le bucce delle patate, la parte più verde dei porri, ma sempre una vellutata tutta insieme, con i baccelli dei piselli, fritti. No, ma tanta roba. Fritti, sì, anche quelli dei baccelli anche si possono... Anche il fritto però ti piace, sarai green, ma il fritto a te, A me mi piace, sì. Green, mi piace green. Mangiare bene. Apriamo un chioschino. Va bene, apriamolo. Io intrattengo i clienti. Il chiosco di cucina. E li faccio anche uscire, perché dice, ma questa quanto chiacchiera, ma chi ci lascia mangiare in pace, non se ne può più. E voi insomma fate un po' di... Noi si cucina e lei la... Io mi occupo di ripulire la cucina dopo. Molto, molto, molto bene. Vogliamo riepilogare gli ingredienti con il nostro listone
appunto il listone degli ingredienti di questa favolosa vellutata con scarti di finocchio e chips di buccia di patata. Eccola qui, due finocchi, gli scarti, una patata, la buccia, una cipolla bianca, un decilitro di latte intero, quanto basta di olio per friggere, olio extravergine d'oliva e sale e pepe, sempre QB. Allora, siccome siete due donne meravigliose, perché appunto siete due ninfe, due ninfe, sì, scorre la linfa in loro, a Francesca e anche alla nostra Sandra, io vi ringrazio per essere state con me tutto questo tempo in questa puntata molto importante di Tada, perché abbiamo analizzato un po' la tematica, no, del Natale, delle festività natalizie in un'ottica prettamente green quanto l'abete, quello rigorosamente vero che è sempre da prediligere. Con le radici. Con le radici. Qualora non sia possibile, però si va a mettere nell'organico perché può servire poi successivamente come concime per altre vostre piante, quindi sorge a nuova vita. E allora io ringrazio la nostra Sandra, grazie per averti messa in gioco e di averci dato delle idee detox importantissime anche per queste festività natalizie. E ringrazio questa donna eccezionale, Francesca Calonaci, lei ne sa una più dell'air, naturalmente, no. È chiaro. Per quanto riguarda raccolta differenziata, lotta allo spreco e valorizzazione dell'ambiente e soprattutto Natale Eco Green. Che volete di più? Con Tada abbiamo finito per oggi e adesso tutti fermi, sempre sul canale 15, perché cosa c'è? Lo diciamo, l'informazione, che è solo quella del TG38, il telegiornale della Toscana. Noi con Tada ci vediamo domani. Ciao!